Prima la dolorosa rinuncia alle Olimpiadi, poi la crisi con la nuova fidanzata. Non deve essere un periodo fortunato per Jannik Sinner, il campione altoatesino che lo scorso 10 giugno è diventato il primo italiano a conquistare la vetta della classifica ATP di tennis. A maggio l'atleta si è lasciato con la storica fidanzata, l'influencer Maria Braccini, e poco dopo si è saputo il nome della nuova compagna. Jannik Sinner ha quindi ritrovato l'amore con la collega Anna Kalinskaya, attuale numero 17 del ranking femminile. Nel frattempo, però, il numero 1 del mondo ha dovuto affrontare le critiche di numerosi fan che lo hanno accusato di non avere a cuore la partecipazione alle Olimpiadi. Il tennista ha dovuto rinunciare a Parigi a causa di una tonsillite, ma c'è chi pensa che non abbia fatto poi molto per prendervi parte. Jannik Sinner e le voci di crisi con la nuova fidanzata. Come se non bastassero le polemiche per la mancata partecipazione alle Olimpiadi, a quanto pare Jannik Sinner deve risolvere anche un altro problema. Da qualche tempo si sono intensificate le voci di una possibile crisi con la nuova fidanzata Anna Kalinskaya. E ora sembra arrivato un segnale social che confermerebbe che qualcosa è cambiato. Sembrerebbe che Anna Kalinskaya abbia smesso di seguire Jannik Sinner sui social. Un gesto che nell'epoca dei social viene interpretato in un unico modo. C'è aria di crisi tra i due. Va detto che inoltre la tennista è stata pesantemente attaccata sui social. C'è chi ha detto, sei come la satta, volendo far ricadere su di lei la colpa delle non perfette condizioni fisiche del compagno, o ex, NDR. E c'è stato anche chi ha sparato. Lei non è ammessa, quindi non ti ha lasciato andare a Parigi. Nelle ultime ore ha iniziato a girare uno screen di Instagram in cui si vede l'account di Anna Kalinskaya non seguire più quello di Sinner. In realtà i due si seguono ancora, dunque potrebbe trattarsi di un'anomalia del sistema oppure di una fake news. A quanto pare, dunque, nessuna crisi. Almeno per ora.